web e mobile, progettata per tutte le tue esigenze di trading. Nuove ed avanzate funzioni per la tua operatività con i CFD. Scopri la differenza con Next Generation. CMC Markets, il tuo broker di fiducia. Sono Victor Lukumar, anch'io ascolto Radio Classica, la prima radio di grande musica. Radio Classica, la prima radio di grande musica. Allora, bentornati a tutti, andiamo a vedere l'agenda. Abbiamo Roma, atteso incontro Letta parlamentare PDL, tra l'altro però Letta dovrebbe essere anche in visita a Malta, vedremo un po' se avrà il tempo di fare tutto. ABI, convegno alle operazioni bancarie con Sabatini, Rivera, Perassi di Banca d'Italia e Vietti alle 9.30 è cominciato. Saccomanni alle 11 ci sarà l'inaugurazione dell'anno accademico della scuola di polizia tributaria della GDF, poi in Europa, Bruxelles, riunione Ecofin sul budget UE 2014 alle 11. È cominciata, poi vedremo un po' come andrà a finire. Bruxelles inizia il nuovo ciclo di negoziati UE-USA, poi ci sono la storia del Datagate che potrebbe minare questi negoziati per un accordo di libero scambio e terminerà il 15 novembre. Come detto abbiamo Malta, Letta in visita, poi le banche centrali, la Banca d'Italia comunica il comunicato sui depositi bancari di settembre, il comunicato sui titoli di Stato della zona euro detenuti dalle banche operanti in Italia e a fine settembre. Poi titoli di Stato in Europa, la Francia, il Tesoro offre titoli di Stato a breve termine, i dati macro in Italia alle 10 abbiamo avuto la produzione industriale non eccezionale, anzi decisamente non buona. E invece alle 11 abbiamo avuto le aziende agrituristiche in Italia nel 2012, poi la società in Italia, eccolo qua. Qua è abbastanza interessante, abbiamo i CDA del terzo trimestre su Acea, Acque Potabili, ACSM a Gamma, Astaldi, Banca Carige, Caltagirone Editore, Canfim, Credito Bergamasco, Exprivia, Fiera Milano, Molmed, Piaggio, Seat Pagine Gialle e Unicredit. Attenzione su Unicredit, poi ci sarà la conference call del terzo trimestre di Seat Pagine Gialle e Banca Carige ci sarà la presentazione dei risultati con Castelbarco e Montani. Detto questo abbiamo in collegamento Pietro Di Lorenzo che saluto, buongiorno Pietro. Ciao, buongiorno Enrique. Allora Pietro, sento un vago rimbombo, proviamo comunque a fare il nostro collegamento, quali sono i tuoi livelli sul nostro future o indice che tu voglia? Sì, Emery, stamane è apertura un po' fiacca a livello di volumi, abbiamo scambiato circa 5.000 contratti che è un livello un po' bassino, grandi punti non ce ne sono, se guardi il nostro mercato siamo in una fase di equilibrio piuttosto curiosa, nelle ultime 10 settimane si sono sempre alternate sedute positive e negative, quindi abbiamo fatto un passetto avanti e un passetto indietro. In sostanza quindi l'indice è ingabbiato all'interno di una range di circa 900 punti ormai da 22 sedute, quindi equilibrio assoluto che ritengo si possa in qualche modo rompere a seguito della pubblicazione dei trimestrali dei bancari. Sappiamo che oggi c'è Unicredit e poi a seguire avremo domani Mediolanum, le Popolari. Mercoledì abbiamo Intesa, giovedì MPS. Sappiamo che l'indice italiano è fortemente condizionato all'andamento dei titoli bancari, quindi l'impressione che ho è che questo equilibrio venga rotto a seguito di dati più o meno positivi provenienti dai titoli bancari e quindi in ottica forse prudenziale potrebbe aver senso attendere che i prezzi rompano in su o in giù il box 18.6-19.5 per prendere una posizione più decisa sul mercato. Questa potrebbe essere una logica prudenziale che in qualche modo evita di ingabbiarsi in questo trading range che è piuttosto tedioso, certo, e difficile da tradare. Quindi occhio ai bancari e occhio 18.6-19.5 che sono i livelli più interessanti da monitorare per quanto... Allora, occhio a bancari e occhio ai due livelli per il nostro mercato, però io vorrei da te anche dei livelli su titoli di preciso. Volentieri, direi che i temi che seguo con maggiore attenzione in una logica intraday sono quelli più volatili, quindi Telecom, sì, che va sulle montagne russe ormai da diverse settimane,
quindi grande attenzione a tradarlo, ma al contempo grandi opportunità. In questo momento siamo a contatto con i massimi di giornata, 69,40, ritengo che il superamento di questo livello potrebbe calamitare un nuovo flusso di acquisti, quindi 69,40 nella logica intraday sono sicuramente una resistenza superata, la quale c'è da attendersi un'accelerazione. Top loss sempre in macchina su questo titolo, che è caratterizzato da movimenti piuttosto esplosivi, che fisserei a 68,45. Questi sono diciamo i livelli chiave per la giornata. Tra l'altro c'è anche un gap aperto, sbaglio? Almeno sì, assolutamente sì, sul giornaliero in realtà se ne vedono diversi, ma come dicevo questo titolo è in parete sostanzialmente a elementi esogeni, arriva una news sul mercato che può in qualche modo stravolgere il quadro grafico nel giro di pochi istanti, quindi qui secondo me il segreto è essere auspicarsi di essere dalla parte giusta, qualora non lo si fosse chiudersi rapidamente, evitare di rimanere in posizione. Tutti sperano sempre di essere dalla parte giusta, ma non sempre capita. Naturalmente sì, era proprio questo che volevo dire, che se qualora non si fosse dalla parte giusta, bisogna chiudersi rapidamente senza stare lì a pensarci dopo, nonostante poi possa succedere che il titolo riparte, ma questo fa parte della logica del trading, perché nessuno naturalmente può avere visibilità su quanto succederà sul futuro. Rispetto invece agli altri temi, Finmeccanica secondo me è una storia interessante, il titolo sta provando dopo lo scrollone di venerdì scorso, sta provando a reagire dal supporto in area 5 euro, livello psicologico in quanto anche numero tondo, come sai in analisi tecnica ha una certa valenza, quindi si potrebbe a mio modo di vedere provare su questi livelli, anche qui con la logica e rigore di chiudersi qualora i prezzi chiudano sotto i 5 euro, che è un livello molto visto dal mercato. Quindi ci sta su questi livelli, prenderesti uno stop intorno all'1,50, 1,70%, che tutto sommato non fa piacere, ma potrebbe regalare un rendimento atteso sicuramente più ampio. Certo. Allora, abbiamo ancora un minutino, Pietro. Sì, come dicevo, il focus secondo me in ottica intraday va messo sui titoli bancari, quindi quello che farei è prendermi una lista dei titoli che pubblicano i risultati e cercare di anticipare quelli che potrebbero essere i movimenti degli insider o di qualcuno che comunque sta facendo una scommessa sui dati, quindi se ad esempio domani Mediolanum vede pubblichi dati, appena vediamo un segnale direzionale che anticipi leggermente potremmo provare a metterci in coda di questo segnale direzionale, quindi cercare leggermente di anticipare l'andamento dei prezzi, soprattutto dei titoli che da qui a breve forniranno i numeri, quindi attenzione domani su Mediolanum, le principali popolari. Certo. E poi mercoledì Intesa e giovedì NPS sono i titoli che sicuramente ritengo sia... C'è da dire, Pietro, che questa è già una strategia per professionisti, o sbaglio? Assolutamente sì. Naturalmente, insomma, io dico quello che farò io, poi certo, come dicevo, la logica più prudenziale potrebbe spingere chi è più conservativo a aspettare che il mercato rompa all'insù in giù questo tedioso rettangolo che lo sta ingabbiando da ormai quattro settimane, per prendere posizione alla logica più di lungo termine. Naturalmente, come sai, non esiste un'operatività omnibus, ognuno la deve customizzare rispetto al proprio rischio che desidera prendere, all'orizzonte temporale dell'investimento. In ottica molto speculativa intraday ha senso provare a lavorare sui dati, ma come tu hai ricordato giustamente ci vuole una certa esperienza, un certo vedo anche nell'avere la capacità di gestire la posizione. Grazie.